bisogna sempre mettersi in gioco. Credo la responsabilità del sindaco, come dice la legge, è quella di fare le scelte migliori a seconda anche dei momenti contingenti. Credo che c'era bisogno di un cambiamento importante, non sarà l'ultimo secondo me da qui a 5 anni, quindi non è un dramma quando c'è un cambiamento, ma è semplicemente il modo di lavorare insieme sempre meglio. Dopo settimane di riflessione per riorganizzare al meglio la squadra che lo affianca nel governo della città, il sindaco De Magistris presenta i 2 nuovi assessori della sua giunta. Sono l'economista Salvatore Palma, già presidente dei revisori dei conti al comune di Napoli, che sostituirà al bilancio l'assessore uscente Riccardo Realfonso, ed Enrico Panini, emiliano sindacalista della CGIL, che si occuperà della gestione delle crisi e riceve le deleghe al lavoro e sviluppo già in carico a Marco Esposito. Un'avventura affascinante, parlare di lavoro e parlare contemporaneamente di sviluppo, quindi la possibilità di parlare alla città ma di parlare all'intero paese. E la seconda ragione è perché questo sindaco mi ha detto, quando ci siamo incontrati la prima volta, io per questa città metto la faccia tutti i giorni perché intendo contribuire a un cambiamento. Quando il sindaco di una città fra le più importanti d'Italia ti dice così, tu non puoi stare da un'altra parte. Mancheranno i trasferimenti, lo sappiamo, quindi dobbiamo camminare con le nostre gambe e lo dobbiamo fare attraverso azioni strategiche. Credo che bisogna guardare da un lato il portafoglio, il borsellino di tutti i giorni per fare in modo che chiaramente l'amministrazione non abbia contrappolpi, ma dall'altro lato bisogna mettere in piedi immediatamente delle strategie di medio periodo che creino un volano di sviluppo per questo territorio. Un rinnovamento, quello annunciato dal sindaco De Magistris, non soltanto di uomini ma di deleghe. Per equilibrare il lavoro dei componenti della giunta è stata infatti prevista una redistribuzione di competenze tra i diversi assessorati. Si parte dalla delega alla polizia locale. Dopo le dimissioni di Giuseppe Narducci sarà il sindaco ad occuparsene, affidando il comando del corpo al capo di gabinetto Attilio Auricchio. Siccome considero la polizia municipale una dei primi specchi della città e l'immagine della città, credo che sia opportuno che il sindaco si assuma questa responsabilità. De Magistris mantiene inoltre la delega al personale per alleggerire il carico di Bernardino Tuccillo, che cede tra l'altro avvocatura, gare e contratti, anagrafe e stato civile ad Alberto Lucarelli. Per il personale e per sgravare l'assessore Tuccillo, che era molto carico, devo dire sono molto carico anche io di deleghe, però stiamo per approvare la riforma della macchina organizzativa ed è un segnale di vicinanza ai dipendenti, ai funzionari e ai dirigenti di questa amministrazione, che saranno coloro che ci potranno far fare una svolta. Tra le altre novità, la delega alla sanità affidata a Giuseppina Tommaselli e l'ampliamento dell'assessorato alle politiche sociali, che prenderà il nome di welfare e politiche dell'immigrazione.